Oggi siamo qui, tanti giovani, per parlare di un problema che ci riguarda un po' tutti, perché riguarda sia noi medici, sia psicologi, insegnanti, soprattutto i ragazzi, appunto, qui presenti numerosi, e i loro insegnanti. È un problema che appunto riguarda la privazione del sonno, quindi sicuramente un problema importante di cui forse si parla poco e noi vogliamo appunto cominciare con questo convegno a conoscerlo un po' meglio, a parlarne di più. E per questo abbiamo voluto qui presente un'esperta in questo campo, che è la dottoressa Emanuela Malorgio, pediatra di famiglia a Torino, esperta in medicina del sonno e coordinatore nazionale del gruppo di studio Igiene e disturbi del sonno della FIMP, la nostra categoria. Quindi do senz'altro la parola alla dottoressa Malorgio e buon lavoro. Allora, buongiorno a tutti e davvero grazie per l'invito a questo incontro. Sono molto contenta di vedere tanti giovani con noi, anche perché parleremo di qualcosa che vi riguarda da vicino e qualcosa che riguarda da vicino ragazzi più piccoli di voi, a cui voi potete parlare, a cui voi potete comunicare in modo molto più diretto rispetto a quello che riusciamo a fare noi, perché parlate la stessa loro lingua, perché siete molto vicini a loro. E davvero grazie sia all'Associazione sia all'Ordine dei Medici per questo invito e per aver dedicato questa giornata a un argomento così importante. Ragazzi go come gufi, intanto cosa vuol dire essere gufi? E i ragazzi sono davvero gufi, lo vedremo nei prossimi minuti. E sono deprivati di sonno i nostri ragazzi? Forse sì. E quali sono le conseguenze di questa deprivazione? Allora, per trovare risposta a queste domande dobbiamo fare un passo indietro. E dobbiamo conoscere qualcosa del sonno, è necessario, perché altrimenti non riusciamo a capire dove vogliamo andare. Cercherò di dirlo con parole semplici, perdonatemi colleghi, ma perché vorrei che i ragazzi capissero e capissero a fondo l'argomento. Allora, intanto il sonno è un fenomeno fisiologico ed è un fenomeno attivo. Quando noi andiamo a dormire, smettiamo di fare qualunque cosa e quindi la sensazione è che sia un momento assolutamente passivo, non è così. Nel sonno avvengono tantissime modifiche fisiologiche che permettono alla vita in veglia di essere una vita sana. Se il sonno non è sano, se il sonno non è completo, se il sonno è disturbato, la vita in veglia sarà una vita con delle patologie. Che cosa succede? Succede che noi rallentiamo tutto, è vero che ci riposiamo, rallentiamo tutte le nostre funzioni, il nostro cuore batte più lentamente, la nostra pressione si abbassa e noi respiriamo in modo molto più lento. E questo permette a queste strutture di andare a riposo. E abbiamo una capacità di rispondere agli stimoli meno importante, questo per mantenere il sonno. Quindi se io sento squillare il telefono di giorno quando sono sveglio, immediatamente la reazione è prenderlo e rispondere. Se capita mentre dormo nella prima fase di sonno, magari ce ne vogliono due di squilli perché non lo sento immediatamente, se succede quando io sto facendo il sonno profondo, il sonno REM, è possibile anche che io non senta gli squilli. Questo perché? Perché io devo dormire, devo mantenere il sonno. Il cervello si protegge dai rumori esterni, dagli stimoli esterni e si protegge anche da quelli interni, dal dolore, ad esempio. Il dolore durante il sonno deve essere un dolore più intenso per svegliarci rispetto a quello che noi avvertiamo durante la veglia. Ovviamente una sospensione della coscienza, io non ho rapporto con le altre persone quando dormo, ma la differenza tra il coma e ad esempio lo stato di anestesia è il sonno che è rapidamente reversibile. Basta uno stimolo, ovviamente più importante, ma io torno in veglia se necessario. Il sonno è un momento chiaramente pericoloso, perché se voi pensate anche il leone, che è un predatore d'eccellenza, quando dorme diventa preda, proprio perché la sua capacità a rispondere agli stimoli esterni è ridotta. Eppure, nonostante ci metta in pericolo, tutti gli esseri viventi dormono, tutti, dal moscerino a qualunque tipo di mammifero, addirittura sembra che le piante abbiano una ciclicità circadiana di, fatemi passare, sonno veglia, anche se non è proprio così. Dormiamo in modo diverso, eh? Ogni mammifero ha un modo diverso, già soltanto nelle ore, ad esempio i pipistrelli dormono circa 20 ore su 24, dormono tantissimo, mentre le giraffe ne dormono 2 o 3 sulle 24 ore. Noi, l'uomo adulto, l'uomo medio, dorme tra le 7 e le 8 ore al giorno. E anche il modo di dormire è diverso, perché ci sono degli animali che dormono in modo
emisferico monolaterale, quindi una parte del cervello dorme, l'emisfero destro di questo uccellino dorme, mentre l'emisfero sinistro è sveglio. E questo è l'esempio degli uccelli migratori, ed è questo che permette all'uccello migratore di volare per tanti giorni senza mai posarsi. E la stessa cosa capita ad esempio al delfino. Se noi contiamo il totale di tempo che passiamo dormendo, è il 36% della nostra vita. Che vuol dire che per una persona diversamente giovane come me, che mi vado verso i 60 anni, ai 60 anni io avrò dormito 20 anni. Uè, è forte dormire 20 anni, eh? Uno non ci pensa, però sono tanti. Vuol dire che 20 anni nella mia vita io li ho passati dormendo. Anche questo ha un significato. Perché è così importante dormire? Non lo so. In realtà nessuno lo sa. Però ci sono delle teorie importanti e delle belle teorie che giustificano il perché passiamo così tanto tempo nella fase del sonno. La prima teoria è quella ristoratrice, anche quella più semplice da immaginarsi e capire. Quando voi siete molto stanchi, andate a dormire, dormite bene per un numero di ore sufficienti e con un sonno profondo e non disturbato, quando vi svegliate siete riposati. Allora è successo qualcosa in quella fase di sonno che ha fatto in modo che il nostro fisico fosse riposato. E vediamo che cosa succede. Durante il sonno c'è una riduzione del metabolismo di tutte le cellule, in particolare di quelle cerebrali. Nella nostra testa ha bisogno di riposare. È vero che il cervello durante il sonno lavora, ma lavora molto di meno e lavorano solo alcune aree. Il resto va a riposo e noi lo sappiamo perché, perché calcolando quanto consuma di ossigeno e di glucosio, vediamo che durante il sonno questo consumo si riduce tantissimo. Per i ragazzi il glucosio e l'ossigeno sono come il carburante per una macchina, se io la tengo ferma in garage a riposo non consumo il carburante, stessa cosa per l'ossigeno e il glucosio. Abbiamo una riduzione, come vi dicevo prima, della frequenza cardiaca, della pressione. Tenete conto che ci sono degli adulti che sono ipertesi e non rispondono bene ai farmaci, non perché non hanno una capacità di rispondere ai farmaci, ma perché hanno un disturbo del sonno che non gli permette di mettere a riposo la pressione e quindi la loro pressione si alza. E finché non mettono a posto il disturbo del sonno, come ad esempio le apnee nel sonno, la pressione non andrà a posto. Ci sono soggetti che più facilmente vanno incontro a infarto o a ictus perché hanno un sonno disturbato. La prevalenza e l'incidenza di questi due eventi nei soggetti, ad esempio, che hanno le apnee ostruttive nel sonno è molto più alta rispetto alla popolazione generale, proprio perché non vanno a riposo queste parti del corpo durante il sonno. Il tono muscolare si riduce tantissimo, in una fase del sonno noi non ci muoviamo, nella fase REM stiamo fermi, siamo atonici. Se vi svegliate in fase REM avete la sensazione di essere paralizzati per qualche secondo, perché non c'è tonicità muscolare. E dato che il metabolismo si riduce, che cosa succede? Che le cellule si possono riparare. Il momento in cui noi abbiamo la massima riparazione cellulare e la massima riparazione del DNA è proprio in questa fase del sonno. Grazie a degli ormoni che si muovono, ma proprio grazie al fatto che il metabolismo è molto rallentato. E poi abbiamo la riduzione di molte molecole, tra cui l'adenosina. Perché l'adenosina è importante? Perché l'adenosina è una molecola che viene prodotta mentre io sono sveglio. Mi alzo al mattino, produco nel mio cervello questa adenosina che aumenta in concentrazione fino alla sera. Quando raggiunge una concentrazione decisamente alta, che cosa succede? Va a stimolare una parte del cervello che è quella deputata, insieme ad altre, a far partire il sonno e poi a farci stare in un sonno profondo. Allora l'adenosina ha questa funzione, si accumula nel giorno, mi fa addormentare. Attenzione, questo ve lo dico perché poi lo riprenderemo. La caffeina, che è una sostanza eccitante perché? Perché è un competitore massimo dell'adenosina. Quando io dovrei dormire perché ho tanta adenosina e dovrei entrare nel sonno, non posso farlo se prendo la caffeina, cioè se prendo il caffè, la Coca-Cola, il Red Bull, la cioccolata, eccetera, perché quella molecola va a bloccare il lavoro che dovrebbe fare l'adenosina. Altra funzione glinfatica importantissima, una funzione che è stata riconosciuta negli ultimi anni, 2014. Quella bella dottoressa lassù è la dottoressa Nedergaarden, che ha seguito da tanti anni il lavoro sull'Alzheimer. L'Alzheimer è una malattia per cui il cervello va in degenerazione, muore un po' prima di quello che dovrebbe fare perché c'è l'accumulo di sostanze che non sono buone, che si chiamano molecole di beta amiloide. E allora lei si è chiesta com'è possibile che qualcuno accumuli e altri no. E con gli studi che ha fatto ha scoperto che c'è un sistema particolare di pulizia del cervello che si chiama sistema glinfatico.
Allora, questo sistema funziona per il 70-80% durante il sonno. Se non dormiamo, non puliamo il nostro cervello, o comunque lo puliamo molto poco. Per cui, di nuovo, per noi diversamente giovani, facciamo attenzione a dormire, perché altrimenti accumuliamo cose che non ci fanno bene nella nostra testa. Però anche i giovani devono fare attenzione. Memoria e apprendimento, questa è la terza teoria, è molto importante per quello che riguarda la crescita di un ragazzo e la crescita di un bambino piccolo. L'associazione tra un buon sonno e la capacità a memorizzare ormai è stata fatta da più di 100 anni. I primi che se ne occupavano erano alla fine dell'Ottocento. E vedete quante teorie venivano esposte attraverso l'osservazione. Se dormo prima dell'apprendimento, se dormo prima dell'apprendimento ricorderò poco, ma se dormo subito dopo aver appreso, la mia memoria sarà maggiore. E adesso vediamo perché. Dopo gli studi di osservazione siamo passati agli studi invece che hanno utilizzato gli strumenti che la medicina ci ha messo a disposizione nel corso del tempo. Ebbene, con l'elettroencefalogramma si è visto che le persone che dormono con un sonno frammentato ricordano di meno. Una persona, ad esempio, appunto, che ha l'OSAS, ha un sonno frammentato, una persona che si sveglia perché riceve messaggini la notte e allora suona il cellulare, guardo il messaggino e devo rispondere. Sonno frammentato. Quali sono le aree coinvolte nella memorizzazione durante il sonno? Lo abbiamo scoperto tramite l'elettroencefalografia ad alta densità, un esame un po' particolare, la magnetoencefalografia. Sono due le aree coinvolte, l'ippocampo e la corteccia prefrontale, un'area della corteccia prefrontale. Cosa succede? Imparate che 2 più 2 fa 4? Questo viene messo come memorizzazione all'interno dell'ippocampo, dove viene raccolta come memoria però a breve termine. E viene in una fase del sonno. Nella fase di sonno profondo, questo dato viene spostato dall'ippocampo alla corteccia prefrontale e quella memoria diventa da breve termine a lungo termine. Non devo più contarlo sulle dita delle mani, posso ricordarlo automaticamente. Ma questa modalità di spostamento proprio di elementi che devo ricordare avviene nella fase non REM del sonno. Quindi, di nuovo, se dormo male farò più fatica a ricordare. Ricorderò, per fortuna, perché c'è sempre un meccanismo che mi salva, ma ci metterò molta più fatica e molto più tempo. Disturbi dell'apprendimento nei bambini che dormono male. Associamo le cose. Un'altra cosa interessante attraverso lo studio che sono stati fatti in quest'anno è il fatto che il cervello è intelligente. E allora che cosa fa? Aumenta quelle che sono le sue funzioni di difesa del sonno quando una persona ha un grande apprendimento nella giornata precedente. Io studio tantissimo un giorno, la notte di quel giorno il mio cervello metterà fuori tutte le sue armi per farmi dormire in sonno profondo. Le sue armi sono questa CAP, che è una cosa un po' particolare, ma che serve proprio a proteggere il sonno, e a non far rispondere il cervello agli stimoli esterni. E poi questa teoria della plasticità del cervello direttamente collegata con la memoria. Abbiamo detto che noi ricordiamo, ma la cosa fantastica è che ricordiamo attraverso la memorizzazione che si consolida nel sonno, attraverso la modificazione strutturale del cervello. Il nostro cervello cambia come struttura, si formano dei dendriti nuovi, delle sinapsi nuove. Dendriti delle sinapsi, penso che anche voi ragazzi sapete cosa sono, ma ve lo ricordo. Il neurone, per parlare col suo amico neurone, deve tirare fuori delle braccia e si cercano con queste braccia e parlano e si passano le comunicazioni. Allora la memorizzazione avviene attraverso questa via. E durante la notte si formano delle braccia nuove, il cervello cresce. Un collega italiano che è andato in America però a lavorare, il professore Tononi, ha però pensato una cosa importante, dice ma se qui continua a crescere con tutte le informazioni che raccogliamo a un certo punto esplode il nostro cervello, va in cortocircuito, ha ragione. Allora se da un lato noi formiamo delle sinapsi, dei dendriti nuovi durante la notte, dall'altro andiamo a togliere quello che non ci serve e quindi mettiamo in atto quella che si chiama la selezione sinaptica e la selezione dendritica, è un gioco di equilibri. Ma questo gioco di equilibri ha due momenti fondamentali nel neurosviluppo, uno verso i 3-4 anni e uno, guarda caso, nella preadolescenza e nell'adolescenza, in cui c'è una pulizia profonda del cervello, si chiama pruning. E questa pulizia profonda toglie tutto quello che non serve e che abbiamo accumulato in quegli anni e lascia il posto ad altre nozioni e a altra maturazione di parti particolari del cervello.
È probabile che noi ricordiamo poco quello che è avvenuto prima di 3-4 anni proprio per questa fase di pruning, perché colpisce alcune aree del cervello abbastanza specifiche. E allora, nel preadolescente-adolescente in cui avviene questo pruning, contemporaneamente abbiamo la maturazione di un'area in particolare ben definita, che è questa, è la corteccia prefrontale dorso-laterale, che è la corteccia che ci serve per le funzioni esecutive. Quando matura quest'area c'è il salto di qualità, da bambino divento adulto, da ragazzo divento adulto. Perché le funzioni esecutive sono quelle che differenziano il bambino dall'adulto, perché sono quelle che ci permettono di prendere delle decisioni in modo autonomo, non chiedo più a mamma e papà, sono io che decido, sono io che posso prevedere le conseguenze della mia decisione. Allora, questo avviene quando quell'area che voi vedete nel quadratino matura, e matura quando diventa blu, e vedete che matura in modo importante dalla preadolescenza all'adolescenza e verso l'adulto. Non so se matura in tutti, qualcuno forse rimane verde per tutta la vita. Bene, allora adesso facciamo un passo ulteriore. Com'è la struttura del sonno di un adolescente? È un po' diversa dalla struttura di tutta l'altra, delle altre età. Se voi guardate la colonna destra, guardate il quadratino grigio. Il quadratino grigio, vedete che è spostato verso le ore precoci, verso le 21 più o meno, nella prima riga in alto, verso le 21:30 nella seconda, si sposta alle 23 nella terza per ritornare nelle ultime due sempre verso le 21. La terza riga è quella dell'adolescente ed è la fascia oraria in cui ci si addormenta. E allora sì, è proprio così, fisiologicamente, per una questione di produzione di melatonina che viene spostata in avanti, per una questione di cambiamento di temperatura corporea che viene spostata in avanti, per una questione di cortisolemia che viene modulata in tempi più tardivi, l'adolescente e il preadolescente è davvero un gufo. Cioè è un soggetto che tende ad addormentarsi più tardi. Mettere un adolescente a dormire alle 21 e torturarlo perché non sarà in grado di addormentarsi, perché non è fatto così, la sua fisiologia non è più quella. Poi tornerà ad essere più simile a quello del bambino prima e dell'adulto, ma in quella fascia d'età lui è un gufo perfetto. Qualcuno rimane gufo, perché ci sono delle persone che tendono ad andare a dormire molto tardi, essere molto, diciamo, svegli nelle ore notturne, ma poi hanno bisogno di dormire al mattino per recuperare. La controparte sono le allodole, che sono quelle persone che invece di sera non ce la fanno assolutamente, ma alle 6 di mattina sono svegliissime, sono quelle che sono già lì pronte a organizzare il lavoro di tutti gli altri perché sono cerebralmente molto attive. Gli adolescenti sono gufi, e questo è già un punto assolutamente importante. Se ci sono insegnanti, lo dicono gli insegnanti, è una tortura per i ragazzi essere alzati alle 7 del mattino, perché noi sugli adolescenti determiniamo una privazione di sonno, e su questo ci torniamo dopo. Andiamo avanti. Sicuramente l'adolescente ha un'irregolarità del ritmo sonno-veglia, perché prima di tutto, andando a dormire più tardi, ma essendo svegliati dalla necessità scolastica alle 7 del mattino, hanno, come dicevo prima, una deprivazione di sonno. Allora loro cosa fanno? Cercano di recuperare nel weekend, e quindi fanno dei sonnellini nel weekend e talvolta anche nei pomeriggi della settimana. Ma nel weekend escono con gli amici e quindi si rideprivano. Quindi il loro ritmo non è un ritmo regolare, non riescono a trovare nella fascia di età dell'adolescenza un ritmo regolare. E per questo sono, diciamo, degli ipersonni. Nella fase di passaggio tra la preadolescenza e l'adolescenza perdono circa, nell'arco di 2 anni, circa perdono 3 ore di sonno al giorno. È tantissimo, è veramente tanto. Poi faremo un ragionamento anche su questo. E caratteristicamente, se io faccio un elettroencefalo, una polisonografia a un ragazzino adolescente, vedo che rispetto al bambino di 8 anni ha una struttura diversa. Ha una parte di sonno profondo che non è efficace come lo è quello del bambino più piccolo. E allora avrebbe bisogno di dormire di più, e invece noi lo facciamo dormire di meno. Ed è per questo che nella gran maggior parte degli adolescenti c'è la sonnolenza, ed è per questo che una parte degli adolescenti avrebbe bisogno di fare il nap, cioè il sonnellino pomeridiano. Ma la maggior parte degli adolescenti non fa il sonnellino pomeridiano perché deve studiare, deve fare la roba di ripetizione, magari fa la lezione di ripetizione perché ha una sonnolenza che non gli permette di apprendere bene. E poi ci sono gli sport, e poi deve fare violino, e poi... e ha il pomeriggio pieno, e magari invece avrebbe bisogno di fare quella mezz'ora o quell'ora di sonno per recuperare sulla sua deprivazione.
Esiste nella classificazione internazionale dei disturbi del sonno un disturbo specifico dell'adolescenza, pensate, che è proprio questo, il disturbo dell'inadeguata igiene del sonno in adolescenza. Quando l'abbiamo? Quando questa posticipazione fisiologica che abbiamo, che dovrebbe essere per le 23, in realtà va ancora oltre e questi ragazzini vanno a dormire all'una, a mezzanotte, alle due. E qual è la causa? La causa primaria è l'uso dei device. La prima causa è quella, in qualunque ricerca sia stata fatta, la prima causa che emerge sono l'uso dei device. A seguire le uscite serali tardive e l'uso serale di sostanze o cibi che contengono sostanze eccitanti, principalmente la caffeina oppure altri tipi di sostanze eccitanti. Ma la prima causa è l'uso dei device. Adesso cerchiamo anche di capire perché. Allora, prima di capire perché l'uso dei device, vediamo quali sono le conseguenze della deprivazione di sonno. Uno che è deprivato di sonno a qualunque età è stanco e affaticato. Se voi dormite male una notte, il giorno dopo come siete? Stanchi. Non avete voglia di far nulla, se siete a scuola vi buttate sul banco. C'è qualcuno che dice, ho l'allievo che si è addormentato sul banco. È la prima conseguenza. Riduzione anche della capacità di apprendimento. Altra cosa per gli insegnanti. Insegnare materie pesanti alle 8 del mattino per il ragazzino vuol dire non ricordare praticamente nulla. Molto difficile che loro riescano. In classe alle 8 di mattina è davvero una crudeltà. L'altro elemento che si viene registrato in tutti i lavori che voi potete leggere è la riduzione di attenzione, si fanno più male chi è deprivato di sonno e se per caso va in bicicletta, in monopattino, va in motorino, ha più frequentemente degli incidenti. E poi c'è l'alterazione del metabolismo. Dico questo per tutte, perché in realtà ci sono diverse aspetti, ma l'obesità è importante. Perché è importante? Perché il ragazzino adolescente obeso più facilmente viene vessato dai compagni e vedremo dopo che la deprivazione già dà della depressione. Se in più è anche sarà sempre più a chiudersi in un circuito di isolamento. Perché c'è l'obesità? Per motivi metabolici, perché cambia l'equilibrio tra due sostanze che sono la leptina e la grelina che comandano la fame e la sazietà a favore purtroppo della fame e quindi questi mangiano di più proprio perché il loro assetto ormonale li fa mangiare di più. Poi, questo l'ho lasciato per ultimo perché è l'elemento più importante. Un soggetto deprivato di sonno che abbia anche solo 2 anni o anche meno è un soggetto che avrà un disturbo dell'umore. L'amigdala non funziona bene in un soggetto che è deprivato di sonno. Nei bambini piccoli abbiamo il fatto di essere capricciosi, il fatto di essere oppositivi, nel ragazzino grande può essere aggressivo e nel ragazzino grande incominciamo a vedere quello che si vede nell'adulto, cioè la depressione. È un momento particolare questo per la neuropsichiatria in generale, almeno in Piemonte è veramente un momento particolare. Abbiamo delle situazioni molto pesanti per quello che riguarda la depressione, per quello che riguarda l'autolesionismo. Dobbiamo prendere i ragazzini a 360 gradi e guardare anche la notte. Non guardiamo solo il giorno, guardiamo anche cosa combinano di notte, perché è un circuito assolutamente chiuso. Noi lo dobbiamo aprire. Ecco, questo lavoro in particolare l'ho messo solo perché dice, mette in correlazione qual è l'ora che potrebbe essere a rischio, le 23:30. Ha messo proprio in correlazione, ha cercato di capire se c'era una barriera e sembra che i ragazzini che vanno a dormire entro le 23:30 hanno un rischio veramente ridotto di avere i sintomi che abbiamo visto sopra, quelli che vanno a dormire oltre le 23:30 hanno un rischio più aumentato. Questo mi soffermo a poco, ci sono tantissimi lavori che dimostrano che l'utilizzo di device è in crescita in modo incredibile, ma guardate mica con il Covid, guardate la data di questi lavori, ho fatto apposta a prendere dei lavori. Dato una situazione, l'isolamento da Covid. Questa situazione esisteva già da tanti anni e da tanti anni ci stiamo pensando. Il lavoro segna anche qui un passaggio. Nel 2012 in America gli smartphone, i sistemi di comunicazione e anche i mezzi sociali sono esplosi. E da lì in poi la situazione è nettamente peggiorata. 2012 è un po' un anno di confine. Allora, vediamo ancora questo. Tanti lavori che dicono come si comportano i ragazzini. L'86% dei ragazzini
dorme col cellulare, questo nel 2010. Io credo che rifacessimo il lavoro adesso, altro che 86%. È difficile trovare un ragazzino che non abbia il cellulare vicino al comodino, se non in mano, se non si addormenta col cellulare. Anche noi adulti, quanti di noi non hanno il cellulare vicino al letto e usano una sveglia di quelle vecchie e non la sveglia del cellulare? Dobbiamo fare un po' mente locale anche come ci comportiamo noi. Sicuramente si è messa in correlazione l'utilizzo di più dispositivi tecnologici, più sono interattivi e più il disturbo del sonno è importante. E sicuramente il dispositivo portatile è quello che peggiora la situazione perché se lo portano proprio a letto. E, ecco, questo è un altro dato importante, ansia. L'ansia data da essere connessi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo benedettissimo mezzo che è lo smartphone crea quest'ansia, un po' in noi adulti, ma nei ragazzi molto di più, perché loro sono nati lì. Noi eravamo un po' abituati a non usarlo sempre, loro no. Quindi alzare un po' la guardia anche su questo. Vediamo qual è l'impatto. L'impatto è dato dal contenuto, il contenuto di quello che loro vedono, di quello che loro soprattutto visto prima della giornata, determina un aumento dell'attività cognitiva e un aumento anche dell'attività emotiva. E questo rallenta tutto quello che è il versante di ormoni e di sostanze che ci portano ad addormentare. Poi sapete bene che ovviamente anticipa l'ora di andare a letto e un'altra cosa importante è la luce. La luce blu, sapete che riduce la produzione di melatonina, cioè la ritarda, ritardando la produzione di melatonina ritarda proprio la fase di addormentamento. Ovviamente questo determina un aumento della latenza del sonno, è il tempo che intercorre tra quando io mi metto nel letto e quando mi addormento davvero. Questo dovrebbe essere 30 minuti, negli adolescenti può essere anche 3 ore. Per la stanchezza diurna. Questo è un lavoro del 2021. Recentissimo, che riassume, perché è una review, riassume i lavori di questi ultimi 10 anni, proprio su questo problema tra i 10 e i 19 anni. In realtà una cosa interessante è che ne ha trovati soltanto bene, quindi bisogna anche saperli leggere e saperli scegliere i lavori. Ma conferma quello che ci siamo detti. Ecco, una cosa importante è che finalmente si è messa anche in correlazione con questo. Cioè c'è una stretta correlazione tra il sesso dell'adolescente. I maschi sono più a rischio. Poi viaggiano di più rispetto alle femmine. E comunque fa sì e no, però ha più depressione. Chi ha più sembra essere poi il maschio. A livello di istruzione dei genitori, il tipo di famiglia e l'uso che se ne fa. È chiaro che noi stiamo ad esempio. Se noi lo usiamo in continuazione, ce l'abbiamo sul tavolo, ce lo portiamo a dormire, saremo mai vincenti nelle cose che diremo, mai. Dobbiamo incominciare a far cambiare i genitori, cambiare noi e far cambiare i genitori finché i bambini sono piccoli piccoli. Se riusciamo a far questo, allora forse qualcosa cambierà. Faccio vedere questo lavoro, è un lavoro che abbiamo fatto nel 2016, una fascia d'età molto più piccola, 1-5 anni, per capire qual era l'approccio di questi bambini. E 117 bambini di età inferiore a 25 mesi, sotto i 2 anni, vuol dire. Noi pediatri siamo abituati a vedere arrivare le mamme. Per gli adolescenti, dite ai genitori di mandarli a dormire alle 21. Dite che loro in cucina con loro che
la mamma è sempre preoccupata, sempre per il sovrappeso, per il sonno e anche perché presenta un calo di rendimento scolastico, soprattutto in quelle materie dette così, dette di studio, cioè geografia, scienze, storia, no? Però sembra che Giovanna se la cavi molto bene nelle lingue straniere, in inglese e spagnolo. Quindi mi complimento con Giovanna, perché così, insomma, voglio vedere anche il bicchiere mezzo pieno, so, e le chiedo come mai sia così brava nelle lingue straniere. Mi spiega che segue molte serie TV in lingua originale e si entusiasma all'argomento. E mi mostra anche la foto di questo che è il suo attore preferito. E mi dice, beh, naturalmente lo devo vedere, cioè, in lingua originale, perché non vorrei mai sentire la sua voce doppiata. Quindi mi immagino che Giovanna trascorra il pomeriggio un po' così, insomma, davanti alla TV e mangiando un po' di cibo, spazzatura. Per cui ci spieghiamo il sovrappeso legato appunto a questo smangiucchiare davanti alla TV, la sedentarietà. Abbiamo parlato tante volte di intraprendere un'attività sportiva, però sembra che Giovanna sia anche un po' pigra. Quindi anche il tempo trascorso davanti alla TV è chiaramente un tempo sottratto allo studio. Ma non mi spiego ancora perché abbia sempre sonno questa ragazzina. E me lo spiega lei, perché io chiedo a Giovanna, ma quando vai a dormire ti addormenti subito? Dice lei, veramente se sto seguendo una serie TV io non posso aspettare il giorno dopo, devo andare avanti, devo vedere il prossimo episodio e voglio vedere come va a finire, insomma. E quindi, insomma, devo continuare a vedere questi episodi, per cui confessa di trascorrere anche le ore notturne, alcune ore notturne, seguendo queste serie TV su vari dispositivi, perché proprio non ne può fare a meno, insomma, di staccarsi da questa abitudine. E quindi penso che succeda questo a Giovanna, che di notte, insomma, continua a seguire le sue serie TV su altri dispositivi. E quindi ne parliamo, e Giovanna dimostra anche di capire che questo è un problema e accetta anche di parlarne con qualcuno, cioè capisce, insomma, che si sta instaurando una sorta di dipendenza e quindi accetta appunto di parlarne con qualcuno che possa aiutarla a risolvere questo problema. E quindi ora è seguita presso il polo adolescenti del nostro distretto dalla psicologa e sta facendo anche dei progressi, perché È una ragazzina, come ripeto, molto intelligente, curiosa, e quindi io penso che ne verrà fuori, insomma, pian pianino. E spero di ritornare a vederla così, a ritornare ad avere il piacere della lettura, dello studio, e magari anche che cominci a fare un po' di sport, forse di squadra, ecco, per lei sarebbe molto utile. Perché di notte bisogna dormire, come ci ha spiegato bene la dottoressa Malorgio. Delle domande per la dottoressa Malorgio, soprattutto al pubblico. Tre commenti. Il dottor Baio, pediatra di base a Dolo.
No, purtroppo no, perché noi seguiamo una ritmicità circadiana e è abbastanza ben definita da una serie di giochi ormonali che abbiamo nella testa. E quello sarebbe un'interruzione del ritmo. Per un ragazzino più o meno andare a dormire alle 23 e svegliarsi più o meno alle 8, appunto, dovrebbe essere quello di cui è stato, ma con mezz'ora di sonno ha costruito il suo sonno. Abbiamo un'alternanza di fasi, sono fasi di sonno non REM e fasi di sonno REM circa, abbiamo 3-4 cicli ed è importante che questi 3-4 cicli siano uno in fila all'altro, perché sono organizzati come quantità, come percentuale in modo preciso. Abbiamo tanto sonno profondo nella prima fase e abbiamo tanto sonno REM, che è quello che ci permette di studiare e poi di elaborare un certo tipo di memoria nella seconda fase. Però ci deve essere una prima, ci deve essere una seconda e ci deve essere il tempo che queste avvengono, e il tempo è appunto 7-8 ore nell'adulto. In un bambino piccolo devono essere tempi più lunghi, nei anni devono essere 8-10 ore, nel neonato è totalmente diverso perché hanno una struttura di sonno totalmente diversa dal nostro, loro possono fare dei cicli di sonno e di veglia alternati, ma perché non hanno la nostra struttura di sonno. Quando incominciano ad averlo incominciano a dormire e a concentrare di più il sonno durante la notte, e purtroppo non è una soluzione. Di andare a scuola un'ora dopo e di cominciare a lavorare seriamente alle 9. Fate così, alzate la mano, chi sarebbe... Guardate che non, io credo, noi ci siamo dimenticati, ma ci siamo passati. È proprio perché è un momento per... Mi alzo perché devo. La fisiologia, purtroppo dobbiamo... La fisiologia nasce da studi fatti con le polisonografie, nasce soltanto da questi fatti ai ragazzi. Con strumentazione che dicono come noi siamo strutturati, come cambia il sonno, cosa succede quando siamo piccoli, quando siamo adolescenti, dare la fisiologia non è proprio una cosa. Prima non lo sapevamo, sappiamo forse essere intelligenti e modificare le nostre abitudini in base a quello che apre, no? Come... Tanti. Però non sono l'unica di loro. Cata, ma mi occupo di mi ha molto affascinato in questo anni, aspetti di in qualche modo maturazione, tra gli aspetti di maturazione, per esempio, dei caratteri e adolescenti, Laura, parliamo di qualcosa su quale si è potuto verificare rispetto ai preadolescenti a 15 anni fa, cioè la stimolazione di quello che chiamiamo il device, ma voglio dire a tutti i livelli. Una volta si pensava che la televisione, no? Pensiamo solo all'epilessia e a quanto, no? Anche lo studio
questi attacchi che non riuscivamo bene a capire all'epoca, quanto abbia in qualche modo potuto dare la maturazione di alcune aree che vengono sottoposte e noi, il nostro rettiliano, non abbiamo avuto i tempi spazi. Capisco che sono un po' confusi, che lei ha porto sono talmente tanti. Era questo: abbiamo dei dati su una differenziazione circa la in relazione ai divari. Capito bene, mi stai chiedendo se la stimolazione delle apparecchie ha determinato un'evoluzione nella maturazione cerebrale, no? Un cambiamento. Difficile dirlo, si sta improntando adesso, perché tieni conto, come ho detto, l'evoluzione è stata in modo massivo dal 2012 ad oggi. Sicuramente cambiamenti ce ne sono, anche se non per altro e non sono tanto positivi in questo momento, perché non abbiamo ancora imparato a governare questa situazione. Per adesso vediamo un aumento di situazioni non positive, ma depressione, tentativi, eccetera. È chiaro che non è solo il sonno, che sono più elementi messi insieme, però sicuramente questo dato ci deve fare fermare e ragionare. I device esistono, i device ci sono, fanno parte della nostra vita, non possiamo toglierli, dobbiamo imparare, adesso è arrivato il momento per imparare a governarli e insegnare ai nostri genitori, sin quando i bambini sono piccoli piccoli, a governarli per se stessi prima di tutto, e poi insegnare al proprio bambino. Dico questo perché non puoi dire a un bambino stai seduto a tavola se tu mangi sul divano, e allora non puoi dire a un bambino, a un adolescente, non il cellulare in camera quando ce l'ho io sul computer. Dobbiamo veramente un po' modificare, un po' in fretta però, perché le cose si stanno un po' sfuggendo. È anche la domanda di una studentessa. Io volevo sapere se l'ipersonnia causasse gli stessi problemi della deprivazione del sonno, come ad esempio le alterazioni del metabolismo, i disturbi dell'umore e la riduzione dell'attenzione. Era questa la domanda. Okay. Sì, bisogna capire da che cosa è data l'ipersonnia. Bisogna capire qual è l'origine e qual è la causa. Chiaramente, quando tu alteri un ritmo circadiano sia in eccesso che in difetto, qualcosa succede poi. E quindi l'ipersonnia è molto associata alla depressione, ma bisogna capire dov'è l'uovo e dov'è la gallina. È un po' diverso rispetto alla deprivazione di sonno. E quindi bisogna proprio capire perché uno è persona, se una l'anoressia ha una patologia e lì bisogna risolverla, se lo fa, se dorme tante ore per sottrarsi dalla vita sociale, allora è un altro tipo di discorso. Okay? Grazie mille. Niente.